ovviamente di questo intervento conclusivo ci terrei fare due ringraziamenti, uno al personale che ci ha assistito fino a notte in questa discussione che non è ancora finita. La seconda alle colleghe consigliere che hanno partecipato nonostante la presentazione dell'ordine del giorno fino a questo momento. Io sarò breve, voglio fare alcune considerazioni esclusivamente di tipo politico. Una prima che si è trattato ancora una volta di 2 giorni molto proficui e molto utili, con un confronto serrato che è andato nel merito e che non ha mancato di sottolineare anche dei ragionamenti di tipo politico in prospettiva. Poi, forse tra i consigli comunali è stato quello in cui maggiormente si è avvertita anche una riflessione politica che andava molto al di là dell'approvazione del bilancio, che già di per sé è un atto politico. Innanzitutto ho registrato, e su questo ci abbiamo anche lavorato, un aspetto che a me personalmente, ma a tutta la Giunta sta a cuore, è quella di ricostruire un clima più solido tra quella che è stata la maggioranza che sin dall'inizio ha sostenuto queste esperienze. Sono stati fatti dei passaggi significativi anche nei giorni precedenti a questo lunedì che ha anticipato la giornata del bilancio attraverso le delibere che abbiamo approvato nella giornata di ieri. Ho apprezzato innanzitutto il lavoro fatto ieri e anche oggi nel merito in modo costruttivo da parte del gruppo di Ricostruzione Democratica. Questo lo trovo un fatto estremamente positivo. Non è che nel recente passato non avessi notato che il contributo nel merito, nella discussione delle delibere c'è sempre stato. Ma oggi, credo attraverso un dialogo reciproco, io ho registrato dei passi in avanti che fanno molto sperare non nel consolidamento della maggioranza solo, ma nel far meglio gli interessi dei nostri concittadini e della nostra città, che mi sembra questo un obiettivo comune. Ho registrato anche con molto apprezzamento il lavoro che è stato fatto in questi 2 giorni dai due consiglieri facenti parte in modo solido fino a qualche giorno fa del gruppo Federazione della Sinistra Laboratorio per l'Alternativa e che ultimamente avevano rappresentato posizioni diverse rispetto alla maggioranza, perché si è lavorato anche con loro bene. Abbiamo approvato degli ordini del giorno che ho apprezzato per il contenuto politico, di particolare qualità che vanno nella direzione del programma che ha caratterizzato e caratterizza questa amministrazione. Quindi anche su questo punto ho registrato una caduta positiva sul piano della ricostruzione politica di un rapporto che negli ultime settimane si era mostrato lacerato. Ovviamente non mi sfugge il dato che non è con oggi che si possono ricostruire in modo pieno e completo dei rapporti che si sono andati a deteriorare, però credo che oggi si è registrato con il gruppo di Ricostruzione Democratica e con Vasquez e Rinaldi un passo in avanti molto significativo sul quale io lavorerò ogni giorno affinché i passi in avanti siano sempre maggiori. Siccome ho anche apprezzato complessivamente, ma non da oggi, il lavoro che i consiglieri del Partito Democratico hanno fatto in quest'Aula, io credo che un voto contrario sia un atto di ingiustizia rispetto al lavoro che voi avete fatto in modo costruttivo in questi mesi e anche in queste ore. Anche registrando, devo dire con un certo disappunto, ma senza voler fare polemica politica a quest'ora di notte, le parole del consigliere Fiola, perché quando un consigliere dice noi vorremmo avere un atteggiamento costruttivo per il bene della città, ma un segretario del partito ci ha detto di votare diversamente, io non la trovo una bella pagina per la politica, con tutto il rispetto che porto per quello che è il principale partito del nostro paese, con il quale questa amministrazione vorrebbe avere lo stesso rapporto che ha con voi in quest'Aula. C'è un rapporto franco, costruttivo,
leale, serio, anche di grande dissenso, qualora necessario, ma non di pregiudiziali contrarie, perché oggi essere pregiudizialmente contrario a questa amministrazione significa tutto sommato non risolvere insieme i problemi dei cittadini che ci guardano con molta attenzione per quello che riusciamo a fare e con molta critica per quello che non riusciamo a fare. Quindi anche con sincerità mi auguro che possa arrivare anche da parte vostra un segnale che noi apprezzeremo molto, non tanto per i termini aritmetici che servono per l'approvazione del bilancio, ma per il dato politico che questo significherebbe per il centro-sinistra della nostra città. Poi un ringraziamento all'opposizione che probabilmente voterà contro, però ancora una volta ho apprezzato innanzitutto la lealtà con cui si svolgono le trattative politiche anche ai margini di questa discussione. Io ho potuto ancora una volta constatare che quando si prendono degli impegni con i consiglieri dell'opposizione, tanto del gruppo PDL quanto di Fratelli d'Italia, quegli impegni si portano a compimento e questo aspetto è assolutamente determinante per raggiungere l'obiettivo finale, perché non ci sfugge il dato che un ostruzionismo protratto a lungo avrebbe particolarmente deteriorato il lavoro di quest'Aula e avrebbe anche potuto compromettere in alcuni passaggi il buon esito della nostra discussione. Ovviamente noi ci auguriamo che anche da parte vostra possa venire un voto non contrario, lo apprezzeremmo molto perché credo che questa consiliatura si sta caratterizzando molto per un ragionamento e un voto su quello che è l'interesse dei fatti concreti della nostra città, al di là delle contrapposizioni ideologiche che comunque hanno caratterizzato questi due giorni, perché ci siamo contrapposti dalle battute sulla bandiera rossa e sui regimi dittatoriali fino ai fatti concreti. Ovviamente un altro auspicio che coglierei con grande favore anche alla luce di un dibattito politico che è sempre più forte a noi amministrazione, a me in particolare farebbe piacere di poter avere il voto favorevole del gruppo di SEL, del consigliere Ciro Borriello, che noi l'abbiamo sempre avvertito come una componente significativa per il percorso di questa maggioranza. Certo, se oggi venisse un segnale forte avrebbe un valore politico che va al di là dell'approvazione di questo bilancio. E ancora una volta, e concludo, un ringraziamento al gruppo principale di questa maggioranza, che è Italia dei Valori, che è riuscito a mantenere salda la direzione dei lavori, così come Federazione della Sinistra e il Laboratorio per l'Alternativa, attraverso la riflessione sul patrimonio che ci ha consentito anche di portare avanti. Il tema del patrimonio nella nostra città e poi ancora una volta, soprattutto negli ultimi tempi e anche oggi, il lavoro molto costruttivo che ha fatto il Centro Democratico attraverso i consiglieri Varriale e Pace e poi il contributo determinante anche del consigliere Zimbaldi. Complessivamente spero di non aver dimenticato nessuno, ma è stato... Libero per il Sud, ho già detto all'opposizione, invece volevo ringraziare, l'ora è tardi, volevo ringraziare anche, alcuni li considero ormai tra le componenti diciamo di avanguardia della maggioranza, che sono Sgambati e Lebbro, che oggi forse ha fatto l'intervento con la maggiore caratterizzazione politica, tanto da apparire come un componente della maggioranza della prima ora, e poi anche l'approvazione che abbiamo fatto di alcuni ordini del giorno e mozioni di accompagnamento di Attanasio per quanto riguarda Verdi, gruppo misto, che caratterizzano la componente ambientalista e ecologista della nostra maggioranza. Sul mio credo che oggi debba uscire da quest'Aula un bilancio approvato con una forte maggioranza. Mi auguro che ci siano molti voti favorevoli e che non ci sia appunto da alcuni gruppi politici che sono importanti nella nostra città un voto contrario. Insomma, da questo punto di vista oggi il tipo di voto che verrà dalle componenti della
maggioranza della prima ora e soprattutto anche dalle componenti del centro-sinistra possono particolarmente incoraggiarci ad andare verso un maggiore dialogo con voi che rappresentate interessi importanti della nostra città. Chiudo veramente questo intervento non potendo non ringraziare il Presidente Pasquino che fino alla fine ha presieduto e non è ancora finito perché sta la dichiarazione di voto e sono convinto resterà fino alla fine alla guida. Io lo voglio ringraziare perché col Presidente Pasquino siamo stati antagonisti, diciamo, nella campagna elettorale e adesso ormai siamo arrivati al giro di boa sostanzialmente la vita di questa amministrazione. Ne ho potuto apprezzare le doti umane, politiche e istituzionali e come ha guidato anche quest'oggi un bilancio, una discussione molto delicata, ci conferma che questo Consiglio è un Consiglio di qualità. C'ha un ottimo Presidente, c'ha una bella dialettica tra le forze politiche e ho l'ottimismo di pensare che da oggi abbiamo fatto un passo in avanti verso un Consiglio più forte. Chiudo con una testimonianza personale. Io quando usciamo da quest'Aula con votazioni forti, come è accaduto la scorsa settimana, l'ho detto a qualcuno di voi che ho incontrato, io avverto che noi siamo più forti, quindi non è il numero, è la sostanza politica del ragionamento e quando su una votazione ci ritroviamo in tanti, io credo che ognuno di noi, a partire da me, ma anche ognuno di voi, si sente più forte nella città, perché io non avverto che siamo portatori di interessi particolari, ma siamo portatori di interessi propri, di un'idea politica, ma facenti parte di un gruppo più ampio. Perché sappiamo che in questo momento le condizioni per amministrare sono difficilissime, io avverto che ognuno di voi sente la consapevolezza di far parte di un gruppo che va al di là dell'appartenenza del proprio partito. Quindi questo auspicio io mi auguro possa essere ancora più forte dopo l'approvazione di questo bilancio. Grazie.